Grande affluenza di giovani all'inaugurazione ufficiale di Talent Garden Padova, il nuovo giardino dei talenti che ha aperto i battenti in via Croce Rossa. Un nuovo sistema di lavoro per i giovani che sono impegnati nel campo della tecnologia. Tra i presenti tanti inquilini del TAG, ma anche altri futuri talenti attratti dalla novità e lavoratori del settore che hanno colto questa grande novità come un'opportunità. Abbiamo chiesto a Victor Vassallo se si aspettavano così tanta affluenza. Speravamo di avere tutta questa gente, speravamo. E speriamo soprattutto che la filosofia, perché TAG, Talent Garden, è una filosofia che deve essere sposata dai migliori talenti che ci sono in circolazione, deve diventare il punto di riferimento del Nord-Est per la competenza in ambito di comunicazione e digitale. Il cosiddetto co-working rappresenta una novità che risulta di grande interesse per molteplici motivazioni, come ci spiega Gianni Potti. Ma direi di sì, anche perché c'è bisogno di positività, parliamo sempre di spending review, di tagli, di crisi, questo è un segno concreto per dare uno spazio e un futuro a dei giovani. Noi ci crediamo, le persone che sono venute qui è veramente bella gente e mi sembra che ci sia l'entusiasmo giusto per una nuova intrapresa. Quindi possiamo dire che i giovani in questo momento hanno voglia anche di rimettere in gioco se stessi? Assolutamente sì, io aggiungerei riprendiamoci il nostro futuro, perché abbiamo bisogno di riprendere veramente il senso del futuro e non solamente la negatività che ci ha pervaso in questi ultimi mesi. Allora io vorrei cogliere l'occasione anche per spiegare ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa e che questa sera non sono qui presenti come funziona il TAG. È uno spazio di co-working dove ovviamente ci vuole passione, ci vuole competenza, quindi sono solamente i talenti quelli che vengono selezionati, uno spazio aperto 24 ore su 24 perché nel mondo si lavora sempre, uno spazio dove ci sono i 100 mega che ci dà Fastweb, uno spazio dove soprattutto la contaminazione è la parola d'ordine e sulla parola contaminazione i ragazzi potranno col nostro aiuto sviluppare delle imprese innovative. Quali sono le domande, le curiosità che vi vengono fatte maggiormente? Ma la prima curiosità è capire cos'è effettivamente un working space, la seconda colpisce molto l'arredamento, questo cartonato ecosostenibile, è una logica low cost decisamente, ma è una stagione che va vissuta anche come stile di vita in questo modo, e la terza, quali possibilità diamo a questi giovani, e lì ci stiamo impegnando con il gruppo degli imprenditori che sono entrati con noi in società di legare il mondo del manifatturiero con i servizi innovativi e tecnologici. La vera scommessa alla fine è lì, da qui noi pensiamo a delle imprese intelligenti che sono quelle che ci dovranno servire per i prossimi anni. Il Talent Garden è approdato nella Smart City padovana dopo le prime radici piantate in altre città del nord Italia, da un'idea di Davide Dattoli, giovane bresciano. Un'idea che ha trovato sviluppo grazie a chi ha creduto in lui e ha dato concretezza al progetto. Però l'idea era talmente affascinante, talmente gradevole che non si poteva non tentare di realizzarla. L'averla poi realizzata e vederla espandersi in così poco tempo e con così grande successo, ma soprattutto trovare in ogni posto dove apriamo un Talent Garden delle persone che hanno in comune la voglia di fare, le capacità, l'intelligenza, l'entusiasmo, sto proprio invecchiando bene. E adesso sentiamo come fare per entrare a far parte di Talent Garden Padova. Le selezioni sono aperte a tutti tramite il sito internet, come hanno già fatto almeno 60-70 persone in questi ultimi giorni. Ci si può iscrivere, ci si può presentare, dopo una giuria, o meglio delle persone valuteranno le schede migliori saranno, o meglio le persone con le schede migliori saranno contattate, saranno valutate poi dagli altri abitanti per entrare a far parte del circuito del network di Talent Garden.